Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it. Tracciate una linea sulla sabbia. Ecco, così da bravi. Adesso guardatela bene. Immaginate che al di qua della linea ci siamo noi, nel 2023, con tanti videogiochi bellissimi e super performanti che girano su console cosmiche. Al di là della linea, invece, c'è il mito. Le prime generazioni di console e gli home computer, le sale giochi e i videogiochi dell'alba. Badate, i videogiochi bellissimi da quella parte ce ne sono tanti, è vero, ma non tantissimi. Sono comunque più numerosi di quanto pensiate, Ecco, in questo episodio di Atariteca Podcast vi porto a fare un giro al di là di quella linea, dove ci sono quei videogiochi che hanno scritto i dogmi, definito i generi, incarnato intere epoche, plasmato generazioni e insomma tutte quelle cose che poi le potete rileggere su un libro abbastanza competente scritto da qualche programmatore il cui nome non ricorda più nessuno. Oggi abbiamo un gran bel videogioco qui in Atariteca. Balderdash è un'icona del suo tempo e c'è tanto da dire a riguardo. Purtroppo non sarò breve. Mettetevi comodi e iniziamo. Sigla. Gaming che ti rendono giovane! Ah, ma mai abbastanza grazie a Lorenzo Bluefixer per la sigla! Good morning Atariteca, un bentornati dall'omone nel vostro blister dei videogiochi, un podcast di recensioni e retro gaming che ha di solito cadenza mensile, perché vuol sì così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandate. Lo so che vorreste Atariteca più spesso, ma se ci pensate bene questa collocazione temporale ha quel certo fascino desolante tipico di una calamità incombente. Cioè, una volta al mese, no? Atariteca arriva a sbaragliare la scena del podcasting dei videogiochi una volta al mese. Secondo me, se lungo la linea gotica ci fosse stata la possibilità di ascoltare podcast, in attesa del nemico i tedeschi avrebbero ascoltato sicuramente Atariteca, toh? Di sicuro però i podcast non li ascoltava Peter Lipa, programmatore di un classico senza tempo che svetta tra le prime posizioni della libreria Commodore e Atari. Lipa può fregiarsi di quella sola e unica produzione prima di decidere spontaneamente di ritirarsi dal settore. Mi appresto quindi a raccontarvi la genesi del suo solitario primogenito, Balderdash, un gioco che quando inizia fa pressappoco così. Ok, questa sembrerà storia antica alla maggior parte degli ascoltatori, ma Peter Lipa, programmatore canadese di cui internet si rifiuta caparbiamente di dirmi l'età, da bambino aspira da una parte a diventare animatore o designer di effetti speciali e dall'altra a diventare un fisico delle particelle. Ora, accertato che a prescindere da tutti i nostri sforzi ci sfuggirà sempre il legame tra queste differenti figure professionali, al liceo Peter prende parte a un programma speciale che gli permette di fare uno stage di un'intera settimana presso il National Research Council of Canada. Peter, ancora ignaro del suo vero destino, fa domanda per lavorare in un laboratorio di fisica,
dove come prima cosa viene messo a usare un trapano a colonna per realizzare un pezzo di un apparato sperimentale. La cosa è abbastanza noiosa e durante quella fase, mentre è lì che trapana e sbuffa, immaginatevi la scena, trapana e sbuffa, alla fine ha una visione. E la visione è la nuova calcolatrice Wang del suo supervisore, della quale, una volta provata, si innamora perdutamente. Minchia! E minchia sì, ma immaginati la scena, trapana su e succhia giù, trapana e succhia, 120 all'ora, rettilineo, chicane, curva, freno a mano! Chicane? Magari la chicane non c'era, ma fatto sta che nel più alto e sacro di tutti i momenti, nel pieno del trapano e succhia, questo non ci ha capito più niente, ha perso il controllo della macchina che si è girata, è uscita di strada, impatta contro un albero, BABOM! Macchina distrutta, loro svenuti. Così, una volta tornato a casa, passa l'intera serata a scrivere un programma per la calcolatrice, con l'intenzione di provare a inserircelo il giorno dopo. E quando lo portano a visitare il centro di calcolo dell'istituto, e lui che doveva fare, signori? Chiede di trascorrere lì il resto della settimana e gli viene assegnato un cosiddetto terminale stupido, con la S che sibila, che a quei tempi erano tipo una telescrivente, no? Forse magari era un IBM Selectric, chissà, collegato a un mainframe centrale, e impara rapidamente a programmarlo. Dopo quell'unica settimana, però, per il resto del liceo, il suo approfondimento del concetto di programmazione sarà solo tramite libri. A quei tempi, a tarite cari miei, solo l'idea di poter accedere a dei personal computer era inimmaginabile. Era roba che si vedeva nei film di fantascienza, figuriamoci ritrovarseli a scuola. Se, quando mai accadrà, signora mia? Il tempo passa e Peter cresce. Si iscrive all'università e sceglie fisica, ma molto presto la trova troppo pratica e confusa. In più, i corsi di fisica delle particelle sembravano roba veramente da fantascienza, anni e anni nel futuro senza nessuna applicazione pratica nel presente. Si scoccia e passa alla matematica. Impara quindi a programmare e segue un paio di corsi teorici di informatica. Badate bene, non pratici, sempre teorici. E come tutti gli studenti fanno, gioca coi terminali APL dell'università, sprecando risme di carta su un gioco chiamato Conway's Game of Life. Dopo la laurea in matematica studia robe tipo la memoria e la percezione umana e ci scrive sopra anche un libro che, pur rimanendo inedito, sembra aver ispirato le ricerche di un mucchio di gente su come funzionano i ricordi. Dopo un master in teoria del controllo, trascorre alcuni anni come consulente software e questo accade proprio quando i mini computer cominciano ad essere disponibili per le aziende. E le informazioni vengono finalmente memorizzate su floppy a 8 pollici. Le presento il mio collaboratore. Dov'è? Qui, il computer. Ah, lui! Il computer! Che carino, non l'avevo mai visto! Permette. No! Aspetti, è uno strumento delicatissimo. Alta tecnologia. Mi perdoni, bisogna saperci fare. Adesso glielo faccio partire io. Pronti? Voilà! Scusi. È partito? Sì, chiare volte non lo controllo ancora, cioè non riesco ancora a controllarlo completamente. Dopo un percorso di studio così lungo, Peter Lipa ha già quasi 30 anni, insomma ragazzi è vecchiotto quando abbraccia la rivoluzione informatica. Si compra un home computer. È un TRS-80, il 10 di Radio Shack, no? Quello comunemente conosciuto come Trash-80, ma lo restituisce dopo un mese. Sfrutta quel tipo di accordo che ti permette di provarlo e dopo un mese puoi decidere se tenerlo o darlo indietro, no? E negli Stati Uniti era molto praticato. A quel tempo ha un amico profondamente appassionato di accessori elettronici. Questo amico ha in casa una TV a grande schermo retroproiettato e indovinate un po', c'è un Atari 400 accanto. Dopo diverse serate di gioco insieme,
Peter ha l'illuminazione. Il cielo finalmente si squarcia e la luce della divina provvidenza lo investe in pieno. Sì, io posso riuscire a programmare un videogioco! Lui ha visto la luce! Sì! Sì! Gesù Cristo ha compiuto il miracolo! Ha visto la luce! Così esce di casa, si compra un Atari 800 e inizia a scrivere giochi, ma piuttosto che iniziare semplicemente a scrivere un gioco così come viene, de botto, pensa che potrebbe essere prudente contattare un editore locale di videogiochi e chiedere a lui quale tipo di videogiochi stanno andando per la maggiore. L'editore lo mette in contatto con Chris Gray, un altro programmatore che aveva presentato una demo di gioco, però in Basic. L'aveva chiamata Pitfall. Chris Gray non aveva le capacità per convertirla in linguaggio macchina. Il gioco Pitfall è molto simile a un altro già presente in sala giochi in quel periodo. Quello in sala giochi si chiama The Pit, della Century. Ma dopo averlo esaminato più a fondo... Peter proprio non piace, no, e comincia a farsene uno tutto suo. Tanto per incominciare, la demo di Chris è troppo statica e predeterminata. Modificandola conserva gli elementi di base, cioè la terra, le rocce, i gioielli, e in un paio di giorni costruisce un altro motore fisico di base per quello che poi sarebbe diventato Baldur's Dash. Mi sono reso conto che usando un generatore di numeri casuali si potevano generare caverne casuali e che modificando la densità delle rocce e dei gioielli si poteva ottenere un gioco interessante. Il suo gioco faceva leva su tre pulsioni emotive fondamentali: l'avidità di raccogliere gioielli, la distruttività di uccidere i nemici, ma anche la nevrosi di voler pulire tutto a tutti i costi per portare a termine un lavoro. E Chris Gray? Come l'ha presa Chris Gray, secondo voi? Come l'ha presa colui che ha presentato la demo ed è ufficialmente accreditato come coautore del gioco? Male. L'ha presa male. Peter e Chris vivono abbastanza distanti in quel momento. Non lontanissimi, Stanno nella stessa città, Toronto. Ma i loro incontri sono rari e comportano un lungo viaggio in macchina. Abbastanza rapidamente i due capiscono che i reciproci obiettivi e i metodi di progettazione sono, come dire, incompatibili. Sì, insomma, si stanno sui coglioni immediatamente. E in più Lipa sta sviluppando un gioco molto diverso dalla demo originale e lo sta facendo da solo. Così, mentre Peter progetta la fisica, le caverne, il gioco, la grafica, la musica e gli dà pure un titolo tutto suo, Chris aiuta con robetta di poco conto, tipo la grafica della schermata del titolo, componendola con dei caratteri della tabella Atari. Tutto questo è difficile da digerire per Chris, perché quello è un progetto suo, che sta evolvendo in qualcosa di molto diverso e lui non può contribuire in alcun modo. Alla fine i due discutono molto riguardo a cosa dovesse essere accreditato a chi. E questo porterà ad una serrata battaglia legale per le quote delle royalties che lascerà Lipa, abbastanza insoddisfatto. Maledetto figlio di puttana! Un giorno di questi gli rompo il culo a quell'animale! Vedrai! Ragazzi, ma che succede qui? Hanno confiscato tutto, anche quello che non abbiamo rubato. Hanno preso anche il bar! Ma vi rendete conto? Il bar! We'll be right back.
All'inizio dello sviluppo il gioco non ha un nome certo. Ci sono vari titoli di lavorazione come Crystal Caverns, oppure Cavern Rider, oppure Crystal Rider e altra roba che non sto qui a elencarvi. È solo intorno al quarto-quinto mese di lavorazione che Peter Lipa comincia a mettere a punto i dettagli tipo appunto il nome. Salta fuori che in inglese c'è una parola Balderdash che suona esattamente uguale, ma si riferisce a delle sciocchezze, cazzate, in pratica. È un idioma prettamente britannico, non americano. E così il nome Balderdash è in pole position, dato che poteva avere una doppia valenza suonando all'orecchio allo stesso modo. Per coincidenza, poi, proprio in quel periodo, esce sul mercato un gioco da tavolo che si chiama, guarda un po', Balderdash. E quindi c'è un bel po' di confusione tra il videogioco di Lipa e il gioco da tavolo. L'evoluzione del gioco è comunque rapida. Prima Lipa sviluppa la fisica, che è il core centrale di tutto, ma il resto è ancora estremamente approssimativo. Il terreno è una successione di quadratini, le rocce sono cerchi e il personaggio del giocatore è un segno più. Poi il segno diventa una figura umanoide e accade perché Peter adora Choplifter. Sì, Choplifter, avete capito bene, che è un gioco Brotherbund, meritevole di ribalta, qui in Atariteca, e che mostrava delle piccole sagome umanoidi che correvano avanti e indietro per lo schermo con un elicottero intento a raccoglierle. Lipa pensa a quel tipo di rappresentazione per il personaggio controllato dal giocatore, ma nella versione originale del suo gioco, è piuttosto piccola, via. Le rocce, i muri, il protagonista, tutto è grande la metà di quanto sarebbe stato nella versione finale. E al player non viene dato neanche un nome. Si chiama semplicemente The Man. The Man. Quando la prima demo funzionante viene mostrata all'editore, diciamo che così non va bene. Lo sprite del player non è interessante, non è carismatico, gli dicono. L'editore insiste che il gioco debba avere carattere, sia in un certo senso unico e memorabile per qualche particolarità specifica. Così Lipa decide di raddoppiare le dimensioni di tutto. Oh, vogliono del carattere, ecco fatto, beccatevi le grandi dimensioni e un labirinto che non entra più in una sola schermata, anzi, scorre a seconda di dove si posiziona il giocatore. In più, quando il personaggio rimane inerte, comincia a sbattere le palpebre. Abbraccia concerte, batte il piede per terra con fare scocciato e questo lo rende il primo personaggio in assoluto nel mondo dei videogiochi ad avere il cosiddetto sleep mode. Ed è solo quando le cose diventano più grandi, quando c'è la possibilità di usare qualche colore in più, che emerge Rockford come protagonista. Verrà chiamato così da First Star quando accetteranno di pubblicare il gioco. E ovviamente c'è bisogno di fare marketing per promuoverlo. Ci vuole un nome. Perché non eliminare l'intermediario? Possiamo installare un piccolo server con IP statico in camera da letto. Ci vuole un impianto di raffreddamento industriale. Certo, ma prima di creare un'infrastruttura di marketing e distribuzione, dovremmo finire di ottimizzare il processo di produzione. Per esempio, abbiamo un problema di condensa dei brillantini. Si formano dei grumi. Sì, è un casino. Ah, sì, l'ho già visto. Dove? Capita alle spogliarelliste. Ballano, sudano, ecco i grumi. Stai pensando a un essiccante tipo il solfato di calcio? In realtà sto pensando a una spogliarellista. Ma perché proprio First Star Software? Fra tanti editori del periodo, why proprio First Star? Perché non Electronic Arts, che al tempo era sicuramente già più popolare? La scelta ha in qualche modo a che fare con Atari. Vedete un po'. Oh, si ritorna sempre lì, in quel periodo. Siamo nel 1984 e i videogiochi sono ancora una cosa esclusivamente identificata con Atari. First Star sta a New York City, ok?
che già di per sé è molto più vicina a Toronto rispetto ad Electronic Arts, che invece se ne sta dall'altra parte del continente, in California. Ma soprattutto First Star è una partnership al 50% con Warner Communication. Quindi l'inconsapevole Lipa pensa che i ragazzi della First Star siano ben finanziati, economicamente solidi, ma soprattutto ragazzi più vicini a Toronto che la California. Baldur's Dash viene originariamente programmato per Atari 400-800 ed esce in formato cartuccia per quelle macchine, ok? First Star Software si impegna a contattare un certo numero di sviluppatori per eseguire poi i porting su più macchine possibile. Il primo capitolo di Baldur's Dash arriva su Commodore 64, Apple II e anche sul grande sistema gioco all'orizzonte, il cosiddetto PC Junior, che al tempo rappresentava l'ingresso di IBM nel mondo dei videogiochi. Su quella piattaforma in molti scommettono, perdendo ovviamente. E lo fa anche First Star Software, che ingaggia lo stesso Lipa per fare il porting. Ovviamente la storia c'è testimone. Il PC Junior flopperà di brutto e nessuno se lo ricorda più adesso. Ma sì, Peter Lipa ha personalmente curato due versioni di Baldur's Dash, quella per Atari e quella per PC Junior. Fra le due, il creatore ovviamente predilige quella Atari. Lipa è un acceso fanboy di quegli home computer e pensa ancora oggi che siano i migliori. E visto il successo riscosso, dopo appena un anno arriverà anche Baldur's Dash 2, Rockford's Revenge, che assomiglia molto a Baldur's Dash 1, tranne per il fatto che ha alcuni nuovi gadget e naturalmente nuovi livelli. Dopodiché First Star decide di mettersi in proprio, mentre Peter Lipa sceglie invece di dedicarsi allo sviluppo di software per la computer grafica. Quindi, in un certo senso, i due si separano consensualmente, ma intanto Baldur's Dash 3, in lavorazione presso American Action, una software house esterna svedese, giunge a uno stallo. Così Lipa è costretto a rientrare. Vola a New York per aiutare a creare alcuni livelli per il gioco. Niente di impegnativo, giusto 3 o 4 giorni di lavoro. In realtà li aiuta giusto a sbloccarsi. E poi gli toccherà tornare ancora una volta per il cosiddetto Baldur's Dash 4, che poi è il Construction Set, dove ancora una volta lo sviluppatore incaricato si era bloccato per i troppi bug. Ma insomma, il lavoro di Peter Lipa per First Star è sempre una toccata e fuga. È bello parlare di titoli come Baldur's Dash, videogiochi della prima ora che spesso hanno intrapreso un cammino che li ha portati fino in sala giochi con una versione arcade derivata. Tipo Lode Runner, vi ricordate? Ne abbiamo già parlato nella puntata numero 98 dedicata al micidiale caschetto dorato di Douglas Smith, buonanima. Ma proprio riguardo a First Star Software, occorre andare più in profondità ed entrare nel merito del sistema Exidy MaxEI Flex, un cabinato per videogiochi arcade basato, pensate, direttamente su un computer Atari 600XL. Apri bene le orecchie qui, caro Mike Arcade, questo è pane per i tuoi denti! Dicevo, il cabinato da gioco MaxEI Flex era davvero unico per i suoi tempi. Si presentava con un monitor a colori da 19 pollici, un singolo joystick con un singolo pulsante di fuoco e nel cuore aveva un computer 600XL. Progettato per essere facilmente convertito all'utilizzo di altri videogiochi una volta esaurita la popolarità del titolo installato, la grande differenza con i cabinati dell'epoca era che il MaxEI Flex, per cambiare gioco, necessitava semplicemente la sostituzione di una cartuccia gioco e il cambio del marquee. That's all. Letteralmente un lavoro da 10 minuti per aggiornare il cabinet con un nuovo titolo. Exidy vende il MaxEI Flex agli operatori arcade per la modica somma di 1900 paper dollari e lo propone con 4 titoli intercambiabili: Baldur's Dash, Astro Chase, Flip and Flop e Bristles. Furono promessi giochi futuri che sarebbero stati venduti per circa $100 l'uno, praticamente niente.
Le cartucce, ovviamente, non erano niente di dedicato. Erano semplicissime cartucce gioco standard per computer Atari 8-bit. Funzionava così. Il giocatore inserisce la sua monetina e un timer gli concede un determinato tempo di gioco impostato dal gestore, ok? Mentre si gioca, il timer esegue il conto alla rovescia e quando scade il tempo, all'intero pannello di controllo viene tolta l'alimentazione, disabilitando tutti i comandi. Ah, bene, anche tu senza corrente. Perché è un bene? Perché un mese fa ho mandato alla compagnia elettrica un buono di Starbucks, una lettera di scuse e un paio di autoscatti reggiseno. Interruzione di corrente, attivare protocollo interruzione di corrente. Che fine ha fatto quella segnaletica fluorescente per le uscite di emergenza che avevi dipinto? Era terribilmente cancerogena. Le opzioni di gioco possono essere scelte tramite pulsanti Start, Select and Option, poste sul lato sinistro del pannello, come del resto da prassi su computer Atari. Quando il timer scende sotto i 10 secondi, il cabinato emette toni audio progressivamente più alti per segnalare al giocatore che è necessario inserire più monete per continuare. Raggiunto lo zero, i controlli si disabilitano, ma il gioco non si resetta. In questo modo si può inserire altre monete per alimentare i controlli e continuare, oppure lasciare che le vite finiscano naturalmente in modo che un altro giocatore possa ricominciare da capo. Era una situazione strana rispetto agli altri arcade, no? Potevi avere anche molte vite a disposizione, ma una volta scaduto il tempo il gioco finiva e chi si è visto si è visto. Il rovescio della medaglia stava nel fatto che i giochi del Max e i Flex erano semplici cartucce standard non customizzate. Non c'era nulla che impedisse a un furbo operatore coin-op di inserire differenti cartucce Atari 8-bit nel cabinato. Bastava che la cartuccia fosse compatibile con il 600XL e avrebbe funzionato alla grande. Ok, nel mondo ideale non era possibile utilizzare altri titoli senza pagare una licenza al detentore dei diritti, ma di fatto, ragazzi, nel mondo reale niente impediva di farlo, no? Ma perché scegliere proprio un computer 600XL per il Max e i Flex? Beh, la questione qui si fa interessante. All'interno del cabinato c'è una scheda video composita. Tuttavia, il 600XL non ha l'uscita composita del fratello maggiore 800XL. Si sceglie però il 600XL perché semplicemente costa $100 meno rispetto all'800XL. Tutto lì. E ovviamente, per far funzionare l'uscita del computer con il video composito, si esegue una quantità significativa di modifiche sul computer. Sì, vabbè, ma perché proprio Atari? Perché scegliere un computer della famiglia Atari 8-bit anziché, che so, un Commodore 64, uno Spectrum, un MSX? Anche questa è un'altra storia interessante. Dovete sapere che First Star Software è stata fondata dal signor Fernando Herrera, un brillante programmatore su piattaforma Atari 8-bit, che vinse il premio annuale Atari Star con il miglior programma del catalogo Atari Program Exchange. Di questo Atari Program Exchange ne abbiamo parlato anche nella puntata dedicata a Montezuma's Revenge, ricordo. Il premio consisteva in $25,000, che al tempo erano veramente tanti. Ed Herrera, in collaborazione con i produttori cinematografici Bill Blake e Richard Spitalny, impiegò quella cifra per fondare appunto First Star Software all'inizio del 1982. E alla fine del 1983, titoli di gioco come Astro Chase, Flip and Flop, Omicron, Conspiracy e appunto Balderdash la resero un editore di giochi per computer di alto profilo. Fu a quel punto che la società madre di Atari, Warner Communication, fece una joint venture al 50% con First Star Software, diventandone comproprietaria. Se questo spiega il perché ci sia un computer Atari all'interno di un cabinato in sala giochi, allo stesso tempo lo sviluppatore coin-op Exidy stava cercando di fare qualcosa di innovativo e poco costoso nell'ambito arcade. Exidy era già nota in sala giochi per titoli come Crossbow, Venture,
Starfire, Mousetrap, Circus, e stava cercando un modo per essere competitiva in termini di costi con i grandi sviluppatori di giochi coin-op dell'epoca, ovvero Atari, Namco, Williams e molti altri. Decise quindi di eliminare i costi di ricerca e sviluppo dei videogiochi e pensò che implementare una tecnologia già esistente in un cabinato arcade sarebbe stato un buon modo per abbattere i costi. Insomma, volevano risparmiare, hanno trovato la via giusta, no? Exidy tenne segreto il progetto Max Aflex. Il fondatore dell'azienda, Peter Kaufman, e pochi eletti ingegneri di Exidy ne erano a conoscenza fino a quando non venne finalmente rivelato pubblicamente il progetto insieme all'accordo di licenza con Warner e First Star per acquisire 4 dei loro giochi da utilizzare nel sistema. I dettagli del contratto però prevedevano di vendere un numero minimo di cabinati nel corso di un anno affinché l'accordo continuasse ad essere valido. E lì cascò l'asino. Le informazioni disponibili ci dicono che in 12 mesi dovevano essere vendute tra le 1000 e le 2000 unità. Purtroppo i cabinati prodotti e venduti alle operatori furono una cifra inferiore ai 400 e quando Exidy non fu in grado di soddisfare i termini della licenza, First Star risolse l'accordo e il progetto Max Aflex svanì nell'oscurità. E Peter Lip? Che fine ha fatto Peter, Come detto in precedenza, scelse un cammino professionale diverso da quello videoludico. Si interessa quasi subito di grafica computerizzata, che a quei tempi era abbastanza primitiva, ma in forte sviluppo. Inizialmente contribuisce allo sviluppo della grafica di una sorta di simulatore. La CN Tower di Toronto, progettava di aprire un'attrazione al suo interno, dove si potesse giocare a un videogioco 3D che comportava l'essere in uno space shuttle e agganciarsi alla stazione spaziale. Fico. L'attrazione venne talmente bene che alla fine se la comprò direttamente la NASA per i primi esperimenti di realtà virtuale. Quindi, in pratica, progetto finito, Peter venne assunto in Alias Research ed entra ufficialmente nel team di sviluppo di Maya, che è un software professionale ampiamente usato anche ai giorni nostri, soprattutto per gli effetti speciali e le produzioni di videogiochi. Adesso quel software appartiene ad Autodesk, ma sicuramente ha avuto un periodo di massimo splendore. Realizza poi anche un programma 3D che verrà utilizzato per girare il primo film live action di Spider-Man. Quindi, sì, Peter Lipa non si è annoiato ed è passato con disinvoltura dagli home computer ad 8 bit alle macchine di realtà virtuale all'avanguardia, fino poi ad approdare agli effetti speciali dei film. E questo ha occupato più o meno gran parte della sua carriera, fino ad oggi che è un matematico pensionato e anche abbastanza arzillo, devo dire. Oltre ad Exidy, in sala giochi anche altre società di software hanno rilasciato ulteriori versioni a gettoni di Balderdash. Ci fu, per dire, Data East, che ha rilasciato 2 versioni arcade a gettoni, e la divisione Arcadia System di Mastertronic, che ha pubblicato una sua versione a gettoni intitolata Rockford, il cui sviluppo è stato guidato da Fernando Herrera, uno dei cofondatori di First Star Software e autore anche del primo gioco dell'azienda, Astro Chase, e del suo terzo gioco, Bristols. Anche Peter Lip ha progettato alcuni livelli per questa versione, che in sala giochi girava poi sull'Arcadia Multi-Select System, un sistema, pensate, basato su Commodore Amiga 500 e in grado di supportare più giochi. Sebbene Balderdash abbia alcune somiglianze con, come abbiamo detto in precedenza, The Pit della Century, Dig Dug e anche Mr. Do, ha comunque un buon design e non invecchia mai. Il divertimento che si può provare giocandolo è ancora coinvolgente come quando lo si faceva nel 1984. Se siete fan dei puzzle game, tarite cari, avete rinvenuto in archivio il gioco giusto per voi. E oggi, nel 2023, anche se non sembra, Balderdash spacca ancora!
Atari Tech oggi vi ha parlato di diamanti, antipatia a pelle e soprattutto di computer Atari. Un argomento tra i miei preferiti, no? Se vi è sfuggito qualcosa, trovate tutto sul mio sito internet www.ataritechpodcast.it. Altri contenuti più o meno interessanti saranno sottoposti alla vostra attenzione sempre in questa sede in formato podcast, oppure su YouTube, affiliandovi al canale dei Vintage People. Mi raccomando, votate Atariteca tramite l'app di Spotify e anche su Apple Podcast, lasciate qualche commento. Se vi sentite particolarmente magnanimi, potete sostenermi con la donazione di un caffè attraverso il link in descrizione. A tale proposito ringrazio sempre Massimo Belardi, grazie Massimo! In ultimo, ma non meno importante, c'è sempre il gruppo Telegram dei Vintage People. Io sono lì dentro, eh. Se mi volete contattare, non dovete fare altro che unirvi a quel gruppo. Ci risentiamo presto, se vi pare. Siate puntuali. Io ci conto, eh. Arrivederci.